Abbronzatissimo. Ciao ragazzi, abbronzatissimo, ho fatto un giorno di piscina e non mi sono messo la crema. Quindi bruciato. Bruciato più che abbronzato. No, dicevo che anche secondo me la cifra sborsata per Bremer è altina, e poi ovvio che il prezzo lo fa il mercato e quindi probabilmente la Juve paga tanto il fatto che sia arrivata tardi nei confronti dell'Inter. L'Inter con Bremer ci parla da dicembre, gennaio, quanti mesi sono? Almeno 6, 3 mesi, almeno 3-4 mesi. No, beh, siamo a luglio, quindi dovrebbe essere quasi il doppio, quindi probabilmente l'Inter era talmente tanto avanti nella trattativa che la Juventus per inserirsi all'ultimo, dopo aver venduto De Ligt, e per cercare di portarsi a casa quello che è un piano B, perché il piano A per la Juventus era Koulibaly, che poi si è accasato al Chelsea, e allora c'era bisogno di usare la forza bruta, e si è tradotto in un'offerta molto alta. Anch'io mi aspettavo cifre più basse e questo mi dà un ulteriore motivo per sperare in un Bremer veramente dominante, non solo come ha fatto l'anno scorso il Toro, ma anche con la Juve, perché ovviamente l'investimento è molto alto. Sembra abbia preso la 3 di Chiellini, ragazzi, tra l'altro. Ci sta, vestiva la 3 al Toro. Bella pesante. Io credo che l'arrivo comunque di Bremer a queste cifre allontani un po', poi non so, dagli juventini o da Ale cosa ne pensa, l'arrivo di Zaniolo. Lo stavano dicendo anche in chat, però secondo me Zaniolo, secondo me sono due trattative scollegate, cioè non c'entra niente con i ruoli. Dicevo Luca che comunque no, è stato certo l'esborso. È ovvio che però la Juventus ha fatto questo esborso economico, se ci pensi, cioè Pogba e Di Maria sono due parametri zero. Cambiaso è stato preso in uno scambio con Dragusin e pochi milioni di euro. La Juventus ha ceduto Mandragora, ha ceduto Demiral, ha ceduto Brunori, ha ceduto Vrioni, ha ceduto un sacco di ragazzi, ha ceduto De Ligt, ha speso meno di quanto ha incassato, quindi la Juve oggi non ha speso così tanto, se parliamo di potenza di fuoco. Ti aspetti un altro da una quarantina di milioni, un altro volto. Zaniolo si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto, che quindi è una possibilità che non ti espone a sborsare tanti soldi subito, e quindi perché no, potrebbe esserci. Bisogna capire se la Roma è interessata a una formula di questo tipo. Infatti si parlava, poi chiaramente abbiamo stasera le serate romane, si parlava di un Mourinho che prova a parlare, a dialogare con Zaniolo e a dirgli di restare, e lui che quasi quasi potrebbe accettare. Cerco di rispondere anche un po' di cose che ho letto in chat. Intanto, per dire, la Juve parlano anche di ingaggi, ma la Juventus di ingaggi si è alleggerita, e tanto, perché Dybala era il giocatore che occupava più spazio salariale non avendo decreto crescita. De Ligt era il calciatore più pagato della rosa, ma che non occupava lo stesso spazio salariale, perché col decreto crescita guadagnava di meno. Bernardeschi guadagnava 4, Morata guadagnava 5, quindi sono tutti giocatori che sono usciti, che hanno alleggerito la Juve. Pogba è entrato, è vero, ma col decreto crescita non guadagna la stessa cifra. Di Maria prende uno stipendio abbastanza basso rispetto a quello che circolava inizialmente, e Bremer, certo, prende un buono stipendio, ma che bene o male fa pari con quello di De Ligt in uscita. Io sono d'accordo che questa sia una buona formazione. Il punto qual è? Che sulle riserve, cioè, siamo, Luca, un po' carenti. Più o meno del Milan sulla carta. Più o meno, no, del Milan. Allora, sulla carta, se io guardo una formazione del genere, guardo la formazione del Milan, questa mi sembra una formazione più forte. Il punto di fondo sono le riserve, ragazzi, perché noi Chiesa lo vedremo bene o male, l'ha detto anche Allegri, da gennaio in poi. E quindi lì intanto c'è un buco, e noi larghi a sinistra, alti, siamo un po' carenti in questo momento. Quindi tu dici più uno così che Zaniolo. Ma o magari utilizzare Zaniolo, Di Maria in quella posizione finché non rientra Chiesa, perché no? Però sicuramente qualcosa davanti va fatto, perché sono usciti Dybala, Morata e Bernardeschi ed è entrato solamente Di Maria, quindi proprio a livello numerico qualcosa va fatto. E proprio sulle riserve mi gioco anche il discorso Zaniolo, perché pensandoci un attimo, la Roma con l'ufficialità di Dybala che è arrivata oggi, Dybala, Tammy Abraham, Pellegrini, io non credo che la Roma possa permettersi di tenere anche Zaniolo nel reparto offensivo giocando contro attaccanti. Sarebbe una sorpresa per me vedere una Roma che ha quattro... Sì, a meno di un Pellegrini arretrato, che però secondo me non è il massimo, visto che sta facendo un sacco di gol. Esatto, quindi sarebbe però difficile. Però calcola che tu hai McKennie, vabbè, Rabiot, Arthur che... No, beh, te centrocampo ne hai tantissimi, te centrocampo ne hai quasi 10, 12, 15, 11, adesso non ricordo il numero esatto, quindi sicuramente devi vendere. E devi comprare dietro, secondo me. Tra l'altro oggi ne parlavo un po' su Twitter, perché ricordavo di un Rugani che aveva un contratto fino al 2023, perché la Juventus fece l'annuncio Rugani 2023 nel 2019, e invece poi mi sono accorto che Rugani ha scadenza 2024. Perché successivamente a bilancio la Juventus ha rinnovato ulteriormente il contratto di Rugani senza fare un annuncio ufficiale,
e quindi io pensavo andasse in scadenza, quindi la possibilità di cedere Rugani e tornare sul mercato per un centrale, invece con un anno in più e con uno stipendio molto alto per Rugani, perché si parla di oltre 3 milioni di euro, secondo me diventa abbastanza difficile. Cioè Rugani oggi lo vedo un po' come un problema, e secondo me quattro centrali, Bonucci, Bremer, Rugani e Gatti, non è proprio la retroguardia giusta, servirebbe qualcosa di più. Quindi centrocampo tanta roba, davanti siamo un po' tirati e dietro il livello forse un po' basso. Bisogna capire le riserve quanto più i titolari, perché i titolari li vedi qua, ci sta. Una cosa, secondo me voi in generale avete perso, a parer mio in maniera giusta, molta fiducia nell'allenatore, perché mi sembra che finché la squadra non è perfetta non siete sicuri. Io vi ricordo che è stato vinto un campionato con Bennacer, con Kalulu, cioè... Ma non è un discorso di allenatore, sicuramente Allegri l'anno scorso non ha fatto bene, come non ha fatto bene tutta la Juve, però oggi la Juve è un cantiere aperto, cioè se io oggi guardo tutti i giocatori che sono la Juve, vedo troppi centrocampisti, centrali un po' così, davanti pochi, proprio a livello numerico, quindi... La Juve oggi non è pronta per iniziare la Serie A, per fortuna. No, ma Luca, ma cioè, è chiaro che se la confronto al Chelsea, non è, secondo me non è neanche avvicinabile. Ma anche lo stesso Milan per completezza per della rosa, per, non ti dico per livello, per completezza della rosa. Cioè il Milan sì, mi sembra più completo, no? Nei reparti. Dobbiamo ancora fare un bel po'. C'è da fare, c'è da fare. Su Juve-Inter c'è anche da dire che noi quest'anno avevamo una sorta di spada di Damocle che ci pendeva sulla testa, perché domani noi partiamo per gli USA e la Juventus non poteva permettersi di andare via con De Ligt che voleva andare al Bayern Monaco, o senza difensore, quindi c'era la necessità di muoversi. L'Inter non ha questo problema, però ricordiamoci che tra meno di un mese inizia il campionato e cedere un difensore titolare come Skriniar non si sa quando, non si sa se, o comunque non un pezzo appoggiato ancora titolare, posto suo. Dopo diventa rischioso. Quindi noi questo timer, questa clessidra, siamo riusciti a scamparla, perché domani parte anche un Bremer. Cioè, tu L'Inter dici, partendo così attenta, con Bremer, Pogba e Di Maria, noi siamo a po', poi dovesse arrivare Zaniolo, sì, dovesse arrivare, non so, Kostic. Sì, perché secondo me a livello di titolari ci siamo, cioè la Juve a livello di titolari, bene o male, la Juve ora ce l'ha. Vincere, perdere lo scudetto, non vincerlo, è un fallimento l'anno prossimo con questa squadra, sì o no, secondo voi? La squadra che tra l'altro a cui si aggiungerà un altro acquisto, immagino. È ovvio che se lo perdi come l'ha perso l'Inter quest'anno all'ultima giornata è un conto se non entri proprio in corsa. Noi è due anni che non lottiamo proprio per lo scudetto, che non ci siamo mai. Cioè, per te lottare sarebbe no, per me è vincere, per me il giusto è vincerlo. Poi ti dico, vincere ragazzi non è sempre la cosa più logica, però devi essere in lotta, non puoi non essere in lotta mai, e non puoi ancora una volta uscire agli ottavi di Champions, e soprattutto non puoi non portare a casa nessun trofeo. Quindi sono secondo me tre discorsi da fare. Cioè la Juve deve essere competitiva davvero in tutte le competizioni, se no è fallimento. Sì. Comunque dobbiamo, ragazzi, solitamente quando la Juve non vince è sempre un anno brutto, quindi è ovvio che il tifoso lo avverta come fallimento, però dobbiamo ancora iniziare il campionato, vediamo se la Juve sei in una sarà... fase che stai cambiando pelle, se ne sono andati via no. Io sono proprio dell'idea che non vincere per la Juve è sempre un fallimento. Quindi per forza di cose. Comunque questa è più forte di quella dell'anno scorso, sicuramente, come formazione. Sulla carta sembra di sì. Sembra di sì. Dai, Luca, per favore. Non posso dirti, ma Pancio, a cosa mi aggrappo? Non li ho mai visti giocare insieme un minuto. Anche in difesa è più forte. Vabbè, però hai visto quelli dell'anno scorso. È vero, però ho visto quelli dell'anno scorso. Al posto di due scappati di casa ci sono Pogba e Di Maria.